Dall'inizio della pandemia in Veneto sono state 3.430 le persone ricoverate in terapia intensiva, 840 nella prima fase, 2.500 da luglio. La metà dei ricoverati ha più di 70 anni, 1.346 le persone decedute, pari al 39%, due terzi con più di 70 anni e un terzo con meno. 300 vittime avevano tra i 50 e i 60 anni. La situazione attuale è più di un centinaio di positivi in rianimazione, la pressione finalmente molla la presa, ma si ha comunque una media di 6-8 persone al giorno di nuovi ricoveri, per cui non bisogna abbassare la guardia. Calcolando la degenza media che vi ho detto prima e questo numero di ingressi, se la situazione non cambia, noi ci aspettiamo un'ulteriore discesa che può arrivare fino a 95-100 letti occupati, ma non meno. Quindi vuol dire che se questo numero non scende ulteriormente, continueremo ad avere un centinaio di letti di terapia intensiva occupati per pazienti con Covid. Ovviamente, se questa situazione cambia, nel senso che se i positivi tornano ad aumentare, torneranno ad aumentare i ricoveri e torneranno ad aumentare i ricoveri di terapia intensiva. Quindi noi in questo momento stiamo relativamente riprendendo un po' di fiato. Parlo dei colleghi intensivisti, degli infermieri, degli epidemiologi delle terapie intensive, ma anche degli internisti delle malattie infettive, ma questo carico di lavoro continua ad esserci, quindi non è che siamo tornati in condizione ordinaria. Vi ricordo, come vi ho già detto, questi sono pazienti molto impegnativi dal punto di vista della gestione, ma siamo tutti col fiato sospeso, perché dopo questo enorme carico di lavoro il rischio è che, se non si rispettano le regole su cui il Presidente insiste molto, il rischio è che i contagi ripartano. Quindi abbiamo la certezza di avere davanti, con questi numeri, almeno altri 20 giorni di carico importante, ma speriamo fortemente che questo carico non cambi, perché questo carico, ripeto, è solo funzione, lo sappiamo, del numero di persone che si infettano.